Musica che incanta e trasporta in mondi lontani, fantastici. Un sogno il concerto in memoria di Ennio Morricone andato in scena a San Donato Val di Comino, un evento organizzato dal comune insieme alla Prologo. Sul palco, allestito in piazza Cavour, l'orchestra, i solisti Lirenzi, con la partecipazione speciale di Andrea Morricone, figlio di Ennio. E sono onorato di ricevere qui il maestro Andrea Morricone, che è un mio carissimo amico, e l'ho invitato a questo concerto e lui subito mi ha detto di sì. Quindi per noi di San Donato è veramente un onore averlo qui, e ci sarà una sorpresa perché dirigerà l'ultimo brano, lo dirigerà il maestro Andrea Morricone. Un'estate 2021, quella di San Donato Val di Comino, tra arte, musica, teatro, turismo e storia, che regalerà ancora emozioni. Ringrazio tutti i presenti per essere intervenuti qui questa sera a questo evento organizzato da parte dell'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione turistica Proloco di San Donato, che ha saputo realizzare un calendario estivo ricco di eventi. Questo palco ha visto protagonisti molti artisti di fama nazionale e internazionale, come Roy Paci, come Papaleo, e non in ultimo questa sera con il figlio del grande maestro Ennio Morricone, che siamo onorati di avere qui con noi. Continuano gli eventi estivi qui a San Donato Val di Comino. Come ricordava l'assessore, abbiamo avuto tantissimi artisti di primo piano. Questa sera un omaggio a Ennio Morricone diretti dal figlio Andrea Morricone. Per noi è un onore ospitare questa personalità, ma è anche la conferma di un lavoro che l'amministrazione fa quotidianamente con gli altri enti e con gli altri sponsor che ci consentono di attivare tutte le iniziative culturali sul nostro territorio. In occasione del brano di chiusura del concerto, l'orchestra è stata diretta eccezionalmente dal maestro Andrea Morricone. Dopo questa musica, purtroppo non ho parole da aggiungere.